C'è ancora uno scrigno prezioso che ci attende nel nostro percorso catechetico nei luoghi sacri, patrimonio dell'UNESCO di Ravenna. Nello stesso giardino di San Vitale c'è il mausoleo di Galla Placidia. Incontriamo Beatrice del gruppo Pietre Vive. Beatrice, spiegaci ancora una volta questa bella esperienza che state facendo insieme a tanti giovani. A Pietre Vive si può dire che sia una comunione di comunità, di giovani, sparsa un po' in tutta Italia, ma anche in città, in diverse città d'Europa, e giovani che condividono la passione dell'arte e la passione per Gesù Cristo. Quindi cosa c'è di più bello che annunciare Gesù Cristo attraverso opere che parlano proprio di Lui. Ieri ci avevi promesso che questa mattina ci avresti portati in paradiso. Promessa mantenuta. Siamo davanti al mausoleo di Galla Placidia. Galla Placidia è una donna molto importante della tardo antichità perché è figlia dell'imperatore Teodosio il Grande, e proprio sotto i figli di Teodosio il Grande, Arcadio e Onorio, si divide l'impero romano. Onorio l'Occidente, Arcadio l'Oriente. Galla Placidia non solo è figlia di un imperatore, ma è anche moglie e madre di un imperatore. Architettonicamente? Architettonicamente è una pianta a croce latina, sormontata da un tiburio che, come vedremo fra poco, nasconde una meravigliosa cupola. E l'ingresso in paradiso è quello dalla porta, Beatrice, sopra di noi già un meraviglioso mosaico. Sì, è il mosaico di Gesù, buon pastore, seduto in mezzo alle sue pecore. Questa rappresentazione di Gesù, buon pastore, come possiamo vedere al posto del bastone alla croce, la croce della resurrezione, la croce gloriosa, è una ripresa di un canone ellenistico. Chi era infatti quel personaggio mitologico che suonava la sua lira e mentre suonava ammaliava incantando tutti gli animali? Era Orfeo. Ecco, il prototipo di questa figura di Gesù è proprio Orfeo. E Gesù proprio sta accarezzando, cioè si prende cura di queste pecorelle. E notiamo anche la corrispondenza tra architettura e decorazione. Siamo entrati dalla porta, sopra la porta c'è l'immagine di Gesù e nell'orecchio dovremmo avere il Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Io sono la porta, chi passa attraverso di me arriva, giunge al pascolo e avrà la vita. I nostri occhi si stanno abituando a questa luce un po' crepuscolare, dietro di noi invece San Lorenzo. San Lorenzo è un martire molto famoso, diciamo così, in questo periodo, siamo a metà del V secolo. Chi era Lorenzo? Lorenzo era un diacono. E perché è morto? Perché l'imperatore chiede a Lorenzo di consegnare tutto il tesoro della Chiesa e solamente in questo modo avrebbe potuto avere salva la vita. Che cosa fa Lorenzo? Il giorno dopo porta davanti all'imperatore i poveri che ha trovato lungo le strade. Questo era il tesoro della Chiesa e questo gli è valso il martirio. Sopra di noi le stelle. Come si può vedere, sono stelle molto particolari. Sono stelle che assomigliano più a dei fiori, a delle piccole margherite e a dei fiori di loto. Possiamo dire che è un cielo fiorito. Il paradiso che cos'è? Entrare in paradiso è entrare in un prato pieno di fiori. Sono prese a modello da stoffe orientali, in particolare stoffe provenienti dal Kazakistan. Ci sono i fiori, ci sono le stelle, ci sono gli animali, le cerve. Esatto, ai lati delle lunette del braccio corto della croce vediamo due cerve che si abbeverano a un piccolo stagno. Naturalmente il richiamo è al Salmo 42, che inizia proprio così: come una cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o mio Dio, e sono segno di quelle anime in cerca di Dio. Ma vediamo delle differenze. Nella parte destra, due cerve che si abbeverano a uno stagno la cui acqua è ghiacciata, e infatti anche la vegetazione è molto povera. Dalla parte opposta invece vediamo sempre due cerve che si abbeverano invece ad acqua corrente, ad acqua che si muove, e tutta la vegetazione è piena di fiori e piena di virgulti, proprio per indicare che la vita
nell'aldilà, dopo la morte, prosegue. Un altro segno, diciamo, di questo scorrere del tempo lo abbiamo nel festone, nell'intradosso del primo arco. Troviamo dei frutti, alcuni di questi frutti sono i frutti tipici della terra promessa, che riportano a casa gli esploratori inviati da Mosè prima di mettere piede nella terra promessa, e sono i fichi, l'uva e le melograne. Vediamo che da sinistra verso destra questa frutta si schiude, come se maturasse. Anche qui il tempo fa il suo corso, anche nell'aldilà. All'interno del mausoleo anche dei personaggi, alcuni riconoscibili. Sì, alcuni riconoscibili per l'iconografia che li caratterizza, e sono San Paolo e San Pietro. San Paolo caratterizzato da questa barba aguzza e da questa fronte, diciamo, spaziosa, e San Pietro invece con la barba bianca e con in mano la chiave. E poi anche dei simboli che ricordano che questo è un luogo imperiale ed è anche soprattutto a Ravenna. Sì, vediamo l'aquila, che è riconoscibile il busto dell'aquila all'apice della conchiglia, sopra proprio due di questi personaggi vestiti di bianco. L'aquila è simbolo imperiale. E poi qui nel mausoleo di Galla Placidia possiamo riconoscere uno, diciamo, dei simboli di Ravenna che tutto il mondo ha in mente quando pensa a Ravenna, che sono le due colombine che bevono da una coppa. Il punto più alto c'è la croce. La croce che è orientata ovest-est, proprio perché sorge, indica il sorgere del sole, e questa croce è attorniata da una miriade di stelle, e è la croce del ritorno di Gesù. E per salutarci, Beatrice, siamo usciti all'esterno nuovamente, abbracciati da San Vitale e Galla Placidia. Tu qui incontri tante persone ogni anno, incontri la vita delle persone, parli della bellezza, parli di un incontro che Gesù vuole fare con loro. Proprio così, Pietrevive è proprio questo, è un'attenzione all'incontro con persone che non hai scelto tu, ma che arrivano dalla strada. La bellezza sta proprio negli occhi di queste persone che a un certo punto cambiano sguardo. Quando c'è questo passaggio, no, si rendono conto che quello che io sto tentando di raccontare, niente di più che la vita, la storia delle persone rappresentate in queste opere, in questi monumenti, incontra la loro storia. E quando c'è questo incontro, che c'è questa luce, nasce questa luce, che è la gioia forse più bella per noi Pietrevive, poter testimoniare. Venite a trovarle queste Pietrevive, perché vi accompagneranno in questo percorso che conduce al paradiso. Grazie Beatrice, è stato un piacere conoscerti. Anche per me.